Ragazzi, prima di iniziare vi volevo dire un attimo che questo tutorial è stato veramente richiestissimo, come potete vedere anche sulla pagina Facebook, e qui, però capisco che ci potrebbe essere qualcuno appunto che sia proprio non interessato zero di questa cosa. Quindi, se voi siete qualcuno, vi invito gentilmente a chiudere il video, perché in questo video, scusate la ripetizione delle parole, farò appunto un tutorial su come comprare crediti da FIFA con Stash. Quindi, bolla! Potente a parla ragazzi, qua Max Loggio Mercato, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo video un po' diverso dal solito perché, bene sì ragazzi, oggi sono qui a presentarvi il tutorial su come comprare, pagare e ordinare crediti su FIFA Coinstash. Allora, come potete ben vedere, io il 3 settembre, quindi all'incirca un mesetto e mezzo fa, feci il vero tutorial su come comprare crediti su FIFA Coinstash. Ma cosa è successo? Ultimamente mi stanno arrivando veramente una marea di richieste, appunto, di fare questo video, di renderlo pubblico. Quindi, al posto di rendere pubblico quello là che ho caricato un mese e mezzo fa, ne farò un altro. Allora, innanzitutto il sito lo trovate sempre in descrizione dei miei video, comunque è www.fifacoinstash.com. Basta che voi ci clicchiate sopra e verrete reindirizzati a questa pagina. Questo qua è il sito, è la home del sito. Allora, una cosa molto importante è che bisogna avere o la Play o l'Xbox oppure la web app aperta, perché dovrete mettere all'asta un giocatore. Perché, bene sì, loro com'è che vi passano i crediti? Appunto, vi compreranno il giocatore che voi metterete all'asta. Allora, la home page, come ho già detto, è questa: PlayStation 3 50.000 crediti, Xbox 360 50.000 crediti. Cioè, mettono questo pacchetto da 50.000 crediti per una questione di utilità. Adesso non lo so, ma loro mi hanno detto così. Comunque, se voi ad esempio volete comprare 100.000 crediti o di più, continuate a fare lo stesso procedimento più volte. A grande richiesta ho chiesto di abbassare il prezzo dei crediti, quindi da 9,99 è andato ad 8,50, e non credo che ci siano altri siti che lo vendano a questo prezzo, che è veramente potente. Comunque, ecco, preciso un'attima cosa: se non siete interessati a comprare crediti, vi invito a chiudere il video, perché in questo video farò il tutorial appunto su come comprarli. Allora, innanzitutto scegliete appunto la vostra console. Mettiamo caso, noi siamo su Play e vogliamo comprare 50.000 crediti sulla Play, schiacciamo su Buy. Una volta schiacciato su Buy, verremo reindirizzati a questa pagina. Cosa chiedono in questa pagina? Chiedono di mettere all'asta un giocatore e di fornire le informazioni di quel giocatore. Allora, però, voi cosa dovete fare? Allora, innanzitutto dovete andare o sulla web app, sulla console, scegliere un vostro giocatore e metterlo all'asta 50.000 crediti per un prezzo, ragazzi, molto importante di 3 giorni. Questo perché? Allora, innanzitutto, preciso che lo preciso dico che l'80-90% delle volte il giocatore ve lo prendono in massimo un'oretta. Però magari hanno dei problemi, quindi vi invitano a mettere il giocatore all'asta per 3 giorni. Così voi siete sicuri che in quei 3 giorni vi arrivino i crediti, anche se, come ho già detto, solitamente è questione di pochi minuti, ecco. Comunque voi mettete 3 giorni, mettete prezzo iniziale 49.750 oppure quanto volete. La cosa importante è che il prezzo di compra ora sia di 50.000 crediti. E poi vi ricordate un attimo, cercate di ricordare le statistiche. Comunque facciamo inserire le informazioni, facciamo inserisci nell'elenco. Allora l'abbiamo messo all'asta. Ora voi dovete anche guardare il nome del vostro team, del club. Il mio in questo caso è Mattagico, il nome del club lo trovate in alto a sinistra. Comunque cosa bisogna fare adesso? Ora bisogna ricaricare la pagina, perché dovete prima mettere il giocatore all'asta e poi darete le informazioni del vostro giocatore al sito. Quindi noi ricarichiamo un attimo la pagina, schiacciamo su buy su 50.000 crediti, your team name, il mio come avete visto è Mattagico, e andiamo un attimo a vedere chi ho messo all'asta. Allora, dovete mettere ovviamente le informazioni in inglese. Se non sapete magari come si dice il ruolo del vostro giocatore in inglese, mettete la web app in inglese e tutto diventa più semplice. Comunque, il nostro è un difensore centrale che gioca nella Pro League, è francese. Quindi, cosa facciamo? Allora, level bronzo, se non mi sbaglio. Sì, level bronze, position center back, che sarebbe difensore centrale, nazionalità Francia, quindi cerchiamo France, e league gioca nella Pro League. Poi facciamo search for my player with a buy it now of 50.000 crediti, 50.000 coins. Noi facciamo cerca e troverà il nostro giocatore. Is this your card? Royal Châtelet SC, dovrebbe essere la squadra tecnicamente. Comunque il venditore è Mattagico, quindi è la mia squadra. La durata dell'asta è di 2 giorni, 23 ore, 58 minuti, 57 secondi. Quindi è ovviamente il nostro, perché l'abbiamo appena messo. E queste sono tutte le sue statistiche. Voi andate un attimo a controllare appunto le statistiche del vostro giocatore, quello che loro danno per vostro e le confrontate. 61 39 29 61 39 29, quindi sì, questa è la nostra carta. Una volta fatto ciò, noi dovremo schiacciare su yes. Schiacciato su yes, verremo renderizzati, diciamo, alla cassa. Aspettiamo un attimo. Ok, verremo renderizzati alla cassa. Come vedete, player Sattli. Noi per sicurezza proprio andiamo a rivedere come si chiama. Si chiama bene, sì, ragazzi, si chiama Sattli. Posizione qua vi dà che non l'avete messa, ma in realtà l'avete messa. Comunque, player name Mattagico. Infatti, il venditore, il club è Mattagico.
Una volta fatto ciò, appunto questa è la cassa, dovete schiacciare su checkout with PayPal. Infatti, con cosa potete pagare, si possono pagare con PayPal e rispettivamente PayPal può essere caricato, diciamo, con una carta Visa, con una carta Mastercard, come anche Maestro, e l'ultimo non ho idea di cosa sia. Comunque, i metodi di pagamento li troverete qua in alto. E quindi noi schiacciamo checkout with PayPal. Una volta schiacciati qua, verremo renderizzati appunto sulla pagina di PayPal e qua ci basterà confermare l'ordine. Allora, se non avete ancora un account PayPal, in questa sezione vi registrerete. Invece, se avete già un account PayPal, schiacciate su Pay with my PayPal account. Allora, quindi qua ovviamente dovrete inserire i vostri dati, email e password, fate il login e vi verrà appunto chiesto se volete pagare adesso. Quindi voi schiacciate paga adesso. Una volta pagato adesso, vi verrà ovviamente sull'email in cui è riferito l'email di pagamento di PayPal e invece poi vi basterà solamente aspettare per ricevere i crediti. Cosa fare se ci sono problemi? Allora, innanzitutto non ci dovrebbero mai essere, ma potete fare principalmente due cose. La prima cosa, come vedete qua in basso a destra, c'è un rettangolino dove c'è scritto il Got a Problem. Se voi ci schiacciate sopra, vi diranno lo stato dell'amministratore. Quindi, se l'amministratore c'è, vi dirà ovviamente online, se non c'è, vi darà offline. Nel caso in cui ci fosse, voi basta che gli scriviate ovviamente in inglese qual è il vostro problema. Nel caso in cui non ci fosse, ci sarà offline, voi basta che ci schiacciate e dove c'è email mettete la vostra email, il nome, il vostro nome e il messaggio, appunto dove c'è scritto messaggio, scriverete ciò che vorrete scrivere, il problema che vi ha dato e poi farete submit e dovrete solo aspettare che lui vi risponda oppure aspettate che lui venga online. Se invece non funziona ancora, anche se è impossibile, praticamente 100% delle volte non succede, scrivete a me e poi vi aiuterò io. Quindi ragazzi, questo qua era il semplicissimo tutorial, spero che vi sia stato d'aiuto. Ricordo che se non volete comprare crediti, questo video lo dovevate già chiudere 5 minuti fa, mi dispiace, vi ho fatto perdere 5 minuti. Comunque, domani arriverà un nuovo video e credo di sì, un wager match. Fatemi sapere se lo volete. E quindi, ragazzi, detto questo, io vi saluto. E appunto, se volete comprare crediti, vi consiglio di andare su FiancoinStash, che è il sito di cui vi ho appena fatto il tutorial. E vi dico potente, a pa, al prossimo video. Bolla!